Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Buon inizio di settimana a tutti, quest'oggi 23 ottobre 2017. Come sempre scorriamo velocemente il calendario economico e poi andiamo subito a vedere qualche news interessante. Quindi vediamo che nella giornata di oggi il calendario economico è abbastanza spoglio, niente di interessante, quindi la volatilità dovrebbe essere comunque bassa. Detto questo, andiamo subito sui grafici, però prima parliamo velocemente di Tesla. Il gruppo ha ottenuto l'autorizzazione per costruire una fabbrica di auto elettriche che molto probabilmente, non ne siamo ancora certi, sorgerà a Shanghai. Il mercato delle vetture elettriche in Cina è il maggiore al mondo e continuerà ad espandersi. Per quale motivo? Perché dal 2019, tutte le case automobilistiche dovranno produrne una quota minima. Quindi veramente un bel colpo per Tesla, attenzione, non c'è ancora nulla di certo. I fondamentali di questa azienda però non sono dei più rosei, infatti continua a perdere i soldi e non a farne. Ma sembra incredibile, il titolo continua a salire e quindi il trend è palesemente rialzista, nonostante i fondamentali non siano buoni, anzi direi per niente buoni. Detto questo però, io non voglio soffermarmi troppo sui fondamentali, per quale motivo? Perché semplicemente non voglio andare ad investire nel lungo termine su questo titolo. Ma fino a che il trend sarà rialzista, io andrò a cercare dei punti interessanti per posizionarmi al rialzo. Attenzione, non come investimento, ma come trade di breve termine. Ed è per questo infatti che ho impostato un allarme al livello di 40 del mio RSI modificato con la tecnica che ci ha insegnato Enrico Lanati, e in più andrò a studiarmi un po' di volumi. Per questo vi invito a partecipare al webinar del lunedì di questa sera, dove vedremo anche questo argomento. Passiamo successivamente a Bitcoin, criptovalute quindi. Bitcoin continua la sua scalata, siamo in zona 6.000, l'abbiamo già raggiunta, ora breve ritracciamento. Io qui che cosa faccio? Stessa cosa. Anche qui vado a crearmi un allarme in zona 40. Ed eccoci qui. Quindi attendo dei ritracciamenti per posizionarmi al rialzo. Guardate quante volte ha funzionato questa tecnica su questo determinato strumento. Veramente molta, veramente molte. Bene. Continuiamo però e andiamo a parlare di oro, perché come avevo detto volevo entrare una volta rotto il supporto in area 1280, 1281 ve lo faccio vedere qui subito, eccoci qui, una volta rotto questo supporto io sarei entrato short. Vediamo come chiude la giornata odierna e da lì capiremo come posizionarci, oppure se bisognerà attendere magari un ritracciamento. Quindi il supporto sembra rotto, ma ovviamente bisogna attendere la chiusura odierna. Concludiamo con euro-dollaro che continua a scendere. Abbiamo preso questo short in area 1.1853, siamo entrati benissimo. Ovviamente questo non sono riuscito a farlo vedere a tutti perché l'abbiamo aperto in diretta la sessione di giovedì di trading con Ichimoku e quindi non sono riuscito a condividerlo con tutti voi. Comunque, do la mia opinione. Se il prezzo arriva a 1.17 sposto lo stop in pareggio, comunque interesserà a tutti che se il prezzo romperà 1.17 al ribasso, 1,1665, si aprono a mio avviso nuovi scenari ribassisti. Bene, io ho concluso, ragazzi. Abbiamo molte cose di cui parlare, ma quindi vi aspetto questa sera al webinar del lunedì. Evento gratuito per tutti, non mancate. Io con questo vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti. Ci vediamo domani con la consueta rubrica Caffè Mercati.